Ragazzi e ragazze, bonjour, bonjour, siamo in paradiso e questa è una nuova giornata, siamo parecchio stanchi, in realtà dovevo mettere la sveglia alle 10, però siccome qui il cellulare segna le 10 ma in realtà sono le 11, ci siamo svegliate alle 11, quindi abbiamo perso la colazione, ma stiamo andando nel bar che è aperto 24 su 24, quindi prenderemo della frutta, uno smoothie, qualcosa lì. Oggi finalmente la giornata è bellissima, non c'è una nuvola, c'è il sole e siamo molto contenti. Arrivato. Sono stati carinissimi perché anche se siamo arrivati troppo tardi per la colazione, l'hanno capito praticamente, ci hanno comunque portato praticamente la colazione e io come al solito ho preso l'avena con il latte di mandorla, poi ci ho aggiunto anche lo yogurt che non abbiamo chiesto, però è stato molto carino. Che carini che sono questi barattolini. E poi Tomascio ha preso l'English Breakfast Tea come gli ha consigliato il suo dietologo, No, anche se non è molto entusiasta. lui non mi ha proposto di prendere l'English tea, questo No, non lui ti ha detto di prendere il tè al ha detto il posto del tè, sì, ha latte. detto il tè, sì. E tu sei un bravo adepto. No, l'English tea è odioso. Ti stai già pentendo del tuo cambiamento? No, no, perché Ah, sono meglio ok. brioche qua. Ah, ecco, ok, sì, evidente. Devo dire che davvero ha portato da mangiare per 10 persone, quindi Ale, se vuoi anche tu, No, no, guarda, io già ho mangiato tantissimo. Sì. Ciao a tutti! Ciao Ale! Allora, abbiamo fatto Lei la... è Benefit. Io sono Benefit. Lei è Viene Benefit. da qui. Abbiamo E anche fatto... lo zaino, è Esatto, tutto in intinta. tinta. Scusami, aspetta, già che ci siamo... Sì! Tutto in tinta. Però ieri sera ci siamo divertiti, bisogna ammetterlo. Eh beh, sì. Abbiamo fatto un po' tardi, ci No, po sta, giusto un però poco. stamattina abbiamo dovuto dormire, ragazzi. Purtroppo ci hanno dovuto portare un sacco di cose per colazione, quindi un po' più tardi. Eh sì, un po' più Mi sono tardi. andata a dormire alle 4. Sì. Io alle 3:30, qualcosa. Sì, noi tipo alle 4 e Sì, 10, una roba del genere. sì. Follia. Beh, giusto, dai, Ci insomma, sta, siamo qua, cioè. siamo qui, poi Sì. andiamo d'accordo, va tutto bene, siamo felici, siamo passati una giornata Sì. insieme, Ci siamo comunque. spassate, oggi abbiamo un giorno pieno con questo sole meraviglioso e si sta benissimo e fa super super caldo. Ci siamo cambiati in velocità, abbiamo fatto anche con Ale delle bellissime foto vicino al bar che c'è l'infinity pool, la piscina, quella senza il bordo, praticamente che sembra che finisca in mare, bellissime foto. E adesso stiamo andando, siamo tornati in camera, ci siamo praticamente, abbiamo preso soltanto le pinne in realtà. E adesso stiamo tornando alla reception perché ci vediamo con Ale, che appunto è Benefit. E per me Ale è Benefit. E con Giulia e Andrea, noi siamo il team di ragazzi italiani qui sull'isola. E andiamo a fare di nuovo snorkeling, a vedere le tartarughe, che sono felicissima. Mi meraviglio che gli altri non siano venuti, tutti gli altri degli altri paesi, Sono perché andati in a realtà yoga. sono andati a fare yoga loro, sì. Però noi, cioè, yoga possiamo farlo dove vogliamo. Insomma, anche in Italia noi volevamo vedere di nuovo le tartarughe, tutti i pesciolini e vedere le mante, che è bellissimo. E sì, basta, sostanzialmente questo è quanto. In realtà non so se ve l'ho detto, ma questo è un evento enorme e questa sera ci sarà il Big Reveal. Non sappiamo di che prodotto si tratta, ma sarà un nuovo prodotto e lo annunceranno con noi, quindi in anteprima noi sapremo di che cosa si tratta. Sarà un super super mega lancio di un nuovo prodotto, quindi sono curiosissima. Ci stiamo per imbarcare, ragazzi. Questa è la nostra barca. Guardate l'acqua, quanto è cristallina questa mattina, che il sole splende. E ci siamo. Guardate Tomas, cioè si è messo la crema perché l'ho obbligato. No problem, don't worry. Ed è l'unico che si è messo sotto il sole. Ed è tutto contento. Ciao! Altri turisti hanno visto sei mante, quindi siamo speranzosi di vederle anche noi, di vederne tante, perché sei sono davvero tante, a volte ne vedi una, ne vedi due, ma sei sono tantissime, quindi dita incrociate speriamo di vederle, ma devo essere sincera, la cosa che più vorrei fare è tornare nella barriera corallina dove c'erano le tartarughe e nuotare di nuovo con le tartarughe, è stato veramente bellissimo. Qui lo vedete, siamo proprio in mare aperto, lì c'è Tomas. Sta lì già da un'ora e mezza al sole e spera di avere l'effetto mega abbronzatura, così quando torna in Italia tutti gli dicono: Oddio, ma dove sei stato? Ma dove sei stato? E qui ci sono alcune ragazze del team spagnolo e qui ci stiamo avvicinando, guardate che meraviglia, ci stiamo avvicinando ad un'altra isola
e lì anche ieri abbiamo fatto snorkeling, quindi qui da vedete c'è proprio lo stacco netto tra acqua profondissima che sarà 10 metri e acqua invece molto più bassa, e per questo che è di un colore molto più chiaro. Non mi abituerei mai, penso, a questi colori meravigliosi. Sarei stupita come lo sono adesso ogni giorno di vedere questo mare meraviglioso. Comunque dovremmo essere quasi arrivati. Ragazzi, dopo la barca, e tra un po' vi dico com'è andata in barca, tra un po' vi aggiorno, ma siamo qui super veloci per fare qualche scatto di giorno nel ristorante sottomarino. E guardate che, cioè, guardate che figata che può essere questo posto. Guardate che roba, non ci posso credere. Oddio, no, cioè, stupendo, un sogno. Comunque, ragazzi, con le luci questo posto è una figata. Sì. Vorrei veramente già per fare una foto. Mamma mia, quanto è bello. Guardateli questi, sono bellissimi. No, c'è anche. Guardali. È una roba pazzesca. Dio, quanto è bello qua. Ragazzi, non potete capire, cioè io e Ale siamo affascinate, non vogliamo più andare via, no? È troppo bello, prima è passato un pesce enorme, bellissimo, però anche questi, guardate che roba. Ciao! Prima è passato un tonno, che abbiamo visto sono più presenti la sera, wow, stupendo, bellissimo. Sono uscita dal ristorante sottomarino, questa è la parte sopra, è tipo un bar, guardate che meraviglia. Qui c'è Pupetto. E stiamo... Ah sì, volevo aggiornarvi, intanto stiamo aspettando la macchinina per andare all'altro bar a mangiare qualcosa. E volevo aggiornarvi sulla situation. Praticamente non so come è potuto succedere, però la ragazza, la guida dello snorkeling, ha capito male, pensava noi volessimo vedere solo ed esclusivamente le mante, e quindi le ha cercate tipo per 1 ora e 40, non capivamo come mai, non si arrivava mai. E poi ci fa: no, ma io pensavo voleste vedere solo le mante, adesso è troppo tardi, le abbiamo cercate ma non ci sono. Fate un tuffo e torniamo. Quindi io e Ale ci siamo tuffate, abbiamo nuotato verso la riva sperando di trovare qualche corallo, quindi qualche tartaruga che si nascondeva tra le rocce, tra i coralli. Abbiamo visto solo chilometri e chilometri di sabbia, al che ci facevano cenni dalla barca, siamo dovute risalire e siamo tornati qua. Praticamente non abbiamo visto assolutamente niente, se no hanno trovato una conchiglia gigantesca e volevo tipo estirparla dalla sabbia e almeno portarla sulla nave per poi rilanciarla in mare, però era talmente grossa che non sono riuscita a toglierla dalla sabbia, mio, sono pure punta. E poi abbiamo visto un pesciolino, uno di numero così piccolino, e poi quando ho riguardato non c'era più, quindi questo è purtroppo lo snorkeling di oggi, non è stato lo snorkeling, e questo è quanto. Siamo in camera, mi sono messa al montaggio, spero di fare in tempo almeno a montare un pezzetto, perché purtroppo alle 7 dobbiamo vederci tutta la reception, andiamo a questo mega party per il lancio di questo nuovo prodotto di Benefit. Sono curiosissima di sapere di che cosa si tratta. Secondo me è un mascara, però magari non è, cioè magari mi sbaglio, non lo so, però secondo me è un mascara, che è Gravity Challenge, così mi ispira a mascara. E io sono qui al computer, al lavoro praticamente, che edito il vlog di ieri, mentre non so se li vedete, ma là fuori ci sono, no, non li vedete, aspetta, magari se abbasso l'ISO riuscite a vederli, eccoli lì, ci sono Tomas e Andrea che se la spassano, chiacchierano e si fanno il bagno. Maledetti! Quanta invidia! Siamo pronti per partire, sono riuscita miracolosamente a finire il montaggio del video. Yes! Super contenta! Oggi sto indossando per la prima volta il bralette di Dior, ma un'altra cosa che vi voglio far vedere è questo regalo fantastico che ci hanno fatto da Benefit. L'abbiamo ricevuto tutte quante, infatti lo stiamo indossando più o meno tutte, ed è questa pochette stupenda che è praticamente programmabile dal cellulare, si connette con l'app e tu puoi scegliere praticamente che tipo di lucine vuoi metterci. Posso metterci sia il mio nome che qualsiasi altro testo, che un sacco di lucine diverse, ci sono i cuoricini, ma visto che questa sera è tematica stelline ho voluto metterci, è possibile che io abbia peli di Denver anche qua alle Maldive, ho voluto metterci queste stelline, magari dopo cambierò e ci metterò il mio nome. Comunque è veramente stupenda, e ovviamente come tutte le pochette non ha tantissimo, c'è anche la collanina per poterla portare a braccio, ma ho voluto piuttosto tenere
tenerla come pochette. Ci sta ovviamente il minimo indispensabile, cioè il cellulare, un elastico per capelli perché andiamo in barca, quindi non voglio che si annodino tutti praticamente, quindi li legherò. E poi rossetto che sto indossando oggi, specchietto con la cipria e chiave dell'hotel, e questo è quanto. Questa sì, è la pochette, super 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 carina. Come potete vedere ci sono altre ragazze che la stanno indossando e qui siamo tutte in attesa dei ritardatari, che per una volta non siamo noi quelli più in ritardo. Per questa volta infatti ero super impanicata, ho chiamato Alessandro, oddio ti prego non dirmi che siamo gli ultimi, invece per fortuna mancano ancora diverse persone, quindi adesso avremo un'oretta di barca fino all'isola dove c'è l'evento e dopodiché che cosa? L'isola che non c'è. E l'isola che non c'è? Bene, stiamo andando sull'isola che non c'è, dovete sapere, adesso l'ho scoperto, grazie Tomas. E sarà una figata perché c'è questo mega party con un sacco di sorprese e soprattutto questo big review. Finalmente sveleranno quale sarà questo nuovo prodotto che entrerà in commercio da Benefit appunto da adesso. Cioè noi abbiamo l'anteprima mondiale, saremo i primi assolutamente a scoprire di che cosa si tratta. Quindi sono molto molto contenta. Ripeto, secondo me è o mascara, oppure cosa avevo pensato che poteva essere? O mascara o un primer. Secondo me è o mascara o un primer occhi. Magari non ci azzecco per niente. Magari invece sì, che lo so, vedremo. Comunque voi su YouTube sarete assolutamente i primi a saperlo, perché in Italia, perché dell'Italia, appunto italiani ci siamo solo io e Giulia, e siccome lei video su YouTube qui non ne sta facendo, vlog non ne sta facendo, lei credo lo comunicherà per prima su Instagram, io invece lo comunicherò per prima su YouTube, quindi voi che vi guardate avrete l'anteprima assolutamente nazionale, saremo comunque i primi al mondo a saperlo, ma non so se qualche altra ragazza che qui caricherà ovviamente prima il video su YouTube di me, non lo so, può essere di no, però sicuramente in Italia saremo assolutamente in primo, quindi sono super 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 curiosa. E qui siamo appunto al solito posto davanti alla reception e stiamo aspettando che ci vengano a prendere, ovvero stiamo aspettando le ultime ragazze. Questo è il ristorante sottomarino in cui siamo stati ieri e anche oggi pomeriggio, e da qui invece, da questo maretto partirà la nostra barca, e questa è la bandiera delle Maldive. Ok, siamo saliti in barca, è molto bella. Noi ovviamente ci siamo messi dietro, come nelle gite scolastiche che tutti si mettevano dietro, i più fighi. In pole position, tu eri uno di quelli che si metteva sempre dietro, vero? Io ero invece, ecco, lo sapevo, invece mi mettevo sempre davanti. Stiamo aspettando che salgano tutti, poi si parte. Siamo arrivati, nel frattempo si è fatto buio, lì c'è la super luna che è gigantesca ed è bellissima, la vedete quella? Questa qua è la luna, è enorme, gialla, è uno spettacolo vederla, adesso si nasconderà dietro la casetta. E questa sarà la location del nostro party di stasera, che non so esattamente dove sarà, forse qua, non lo so. Però non posso fare a meno di guardare la mia pochette, bellissima. Stiamo entrando all'evento. Bellissimo. Però la più gettonata di questa vacanza, bellissimo. OG of Benefit Cosmetics, Miss Julie Bell, who is the vice president. Woo! And a massive thank you for being here with us tonight. We're very privileged. We're not worthy, Julie. I just want everyone to meet everyone. You are all so incredible. And I have to tell you, I've been in this business for quite a few years, and if we have a drink later, I'll tell you how many. I'm just so in awe and humbled by all of you. Because, you see, you do what everybody hopes to do, and you truly empower girls. You give girls the confidence to make them look and feel better about themselves. And I've heard so many stories in the last few days about your YouTube videos,
and your fans and think about what these girls would be like if they didn't have you. So on behalf of everyone in the beauty industry, you are doing something that is so extraordinary. You are walking the talk of empowering girls. And I hope you're super, super proud of yourselves because of all the great and hard work you do, our industry is thriving. We are like the best industry to be in. We get to have fun, right? Yes! We get to be creative. And most important of all, we get to make girls feel better about themselves. So I salute to you, all of you. I hope you have biggest, baddest, oops, I said a word. So I'm in trouble. Last time tonight, because truly, this is an innovative product that we are beyond excited and proud of. So party down, have a great time, and make new friends. Thank you. No, ragazzi, cioè, guardate che c'è, c'è la mia foto, che figata, ah, Tomas, mitico, hanno preso la foto del matrimonio, Ale l'hai data tu, mitica, sta benissimo, stai benissimo, la la. Ma ve lo ammetto, Tomas, sono andata a stalkerarti su Facebook. Tu puoi farlo, Ale, tu sei l'unica che puoi farlo. Tu sei l'unica che può farlo. Adesso ti chiederò l'amicizia. No. Sì. Okay, così sì, ok. Altrimenti. Ovvio. Altrimenti. Quello neanche a dirlo, vieni da noi. E Tomas è partita, la sculettata di Tomas è partita, ragazzi, la famosissima sculettata. Basta, l'abbiamo perso, sculettata famosa, ragazze, non guardatelo troppo adesso, insomma. Io sono intanto tipo al sesto cocktail al Pompelmo, buonissimi, abbiamo perso Ale che è andata a ballare. Guardalo, guardalo, è là, è là. È sculettata. E ce la fa vedere anche da dietro la sculettata, è là, è là. Ci stiamo spostando nel cinema dell'isola per il grande lancio del prodotto, quindi si sta avvicinando il momento clou dell'evento. Wow! C'è chi è più ubriaco di me? Ok, stiamo camminando su questo pontile. Dio. Ci siamo quasi, ragazzi. Eccoci, siamo su questa specie, qui c'è Giulia, ciao! È bellissimo, siamo su questa specie di pontile, un'amaca sul mare. Qui c'è Tomas, la sculettata continua, ormai siamo a livelli di sculettaggine maggiori. E tra un poco ci sarà il big reveal del nuovo prodotto. Lì c'è Giulia che è la vicepresidente di Benefit e io adoro, ho conosciuto San Francisco, è una grande. E siamo tutti prontissimi! Thank you.
super. E sono questi che si illuminano proprio tipo dentro. Thank you so much. Oh wow, che super regalo. Oh mio Dio, c'è un razzo tutto rosa, bellissimo. Uno zainetto. Sì, uno zainetto? Sì, è vero. Oh là là. Siamo tornati in camera, l'evento è stato bellissimo, davvero devo dire uno degli eventi più belli a cui io abbia mai partecipato. È stato fenomenale, dalla location, l'organizzazione, tutto studiato e curato nei minimi dettagli, ci siamo divertiti un sacco, la compagnia, è stato veramente bellissimo, cioè io non posso lamentarmi di niente, non avrei potuto sperare di meglio, è vero. Quindi voglio farvi vedere, in realtà siamo stanchissimi, qui sono le 3:15, in Italia sono le 10:15 di sera, ma qui sono le 3:15, domani abbiamo la sveglia presto perché abbiamo la colazione con la vicepresidente di Benefit, che io conosco, ho conosciuto San Francisco, ci adoriamo, e poi invece ripartiamo subito verso l'Europa. Noi atterreremo ad Amsterdam e ci fermiamo lì per un paio di giorni. Però appunto, prima di salutarvi per la nanna, perché penso che, anzi adesso sto caricando il vlog di ieri su YouTube, è tardi perché appunto sono le 10:15, di solito carico i video attorno alle 5:30 di pomeriggio, però oggi non ho potuto proprio fare diversamente, non ero fisicamente al computer per poter caricare prima questo video, ahimè, e mi dispiace tantissimo, scusatemi, ma comunque almeno oggi lo carico, questo è importante. Però appunto, prima di andare a nanna e crollare definitivamente per la giornata, volevo farvi vedere questo super prodotto, ed è questo. Ok, ovviamente l'avete visto dal video eccetera, però volevo farvelo vedere anche da vicino un pochino meglio. Questo è il packaging, che è nero e fucsia, ed è il Bad Girl Bang, questo nome è molto strong, ed è 36 hour, quindi è waterproof e promette una tenuta di 36 ore, udite, full blast volume. E hanno fatto un sacco di studi, il 90% delle donne che l'ha provato ha visto le ciglia più volumizzate, più folte, e quindi promette davvero miracoli. Io ancora non l'ho provato e devo provarlo, domani lo proveremo assieme, ma sono molto, diciamo, positiva, visto le recensioni appunto degli studi che sono state fatte, sono super positive. E questo è il mascara, questo è il packaging, ricordatevi che siamo proprio i primi in Italia a vederlo, io e Giulia siamo le prime in Italia, assolutamente tra le prime al mondo a farvelo vedere, e io sono la prima su YouTube Italia, quindi sono contenta di potervelo, insomma, di farvelo vedere in anteprima. Questo è il packaging, e questo è invece il pacchetto in cui l'abbiamo ricevuto, che è a forma di razzo, quindi è stato tutto un lancio molto spaziale in realtà, per sfidare la gravità, nel senso che appunto questo mascara non cola e resiste per tutto questo tempo. E all'interno c'erano anche questi occhiali strafighi che lampeggiano, vi faccio vedere subito, con queste cigliozze fantastiche, e voilà. E sono contenta di aver tolto l'extension alle ciglia, perché così posso provarlo, altrimenti non avrei potuto provarlo se non sulle ciglia inferiori, invece così posso davvero provarlo e darvi il mio parere. Questi sono appunto gli occhiali, e ok, così lampeggiano un po' come le lucine di Natale. Ok, poi devo trovare anche il modo per spegnere questo zainetto, comunque fantastico. Voglio farvi vedere anche lo scovolino, che è molto sottile in realtà, ma con una mano è molto difficile ve lo dico. Ok, ma un sacco, forse così magari in controluce lo vedete un pochino meglio, vediamo un po', sì, ecco, ha un sacco in realtà di dentini, di spazzoline, ed è super lungo e promette appunto di prelevare ogni singola ciglia, di tenerla alzata per 36 ore, e super, promette sia di allungarle che di alzarle che di dare volume, quindi deve essere un mascara pazzesco questo, l'hanno studiato per anni, quindi tipo 4 anni se non sbaglio di studi, per arrivare a questo mascara, quindi deve essere una bomba, da qui suppongo il nome Bang. Quindi sono molto felice di riuscire a farvelo vedere in anteprima. Questo è quanto, comunque domani lo proveremo assieme, anche domani filmerò un vlog, non so se proprio quando saremo con la vicepresidente riuscirò a filmare magari qualcosina, vedremo se riesco, io cerco di
portarvi con me, di portare la videocamera di nascosto, vedremo, ma comunque sicuramente filmeremo. E niente, sono felice di essere qui. Purtroppo è l'ultima giornata, domani si riparte, ma abbiamo, spero di riuscire a farmi un bagno domani prima di partire, altrimenti volevo farlo adesso, ma è davvero troppo tardi, ma dobbiamo alzarci presto. Quindi spero vi sia piaciuto questo vlog, ragazzi e ragazze. E voi, che giorno è oggi? Poi nemmeno so che giorno siamo, rendiamoci conto. Allora, oggi siamo il 2, aspetta, oggi siamo il 2 febbraio, che è venerdì. Ah, ok, quindi domani vedrete il vlog di questo video. In realtà invece domani non credo che filmerò, perché poi sabato e domenica non carico video, ma vedrò se filmo un video domani oppure un video durante il weekend, in modo da poterlo caricare lunedì, vedremo. Io intanto vi mando un bacione grande, grazie per seguirmi in queste avventure, spero davvero che vi piacciono questi video. So che in questo ultimo periodo, tra il viaggio di nozze, questo viaggio alle Maldive e poi il viaggio che farò anche a Parigi, sono stata poco a casa, quindi sono riuscita a filmare poco video dal mio studio e ho fatto molti più vlog, ma vi prometto che farò tanti altri video, anche un po' più di make up eccetera, dal mio studio. Quindi è stato proprio questo un periodo in cui non sono riuscita, perché non sono stata a casa. Io in tutto il mese di gennaio sono stata a casa per 5 giorni e siamo già il 2 di febbraio, quindi ecco, questo è quanto. Se vi mancano i video dal mio studio, prometto che ne arriveranno tanti di più. Se vi piacciono i vlog, sono felice. E niente, bacio grandissimo, buonanotte. Pupetto, vuoi salutare anche tu? Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao ciao.